Realizzare e cucire un colletto su misura per una camicia è un'ambizione assolutamente raggiungibile. Tagliare, cucire, filiselinare e realizzare il tuo colletto fai da te è un desiderio che puoi davvero realizzare. Dal cartamodello con le tacche e gli appiombi fino alla fliselinatura con il ferro da stiro e lo stabilizzatore adesivo. Anche scoprirai quelli che sono i punti di cucitura strategici per la curvatura perfetta del tuo colletto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial sartoriale di oggi. La realizzazione del collo della camicia può essere veramente più semplice di quello che pensi. Oggi vedrai un po' di trucco e parrucco del cucito e scopriremo insieme come poter realizzare un colletto a regola d'arte. Il cartamodello al quale mi sono ispirata è il McCall's M7575. È un cartamodello standard, basico, di camicia e ti consiglio di andare a vedere gli altri video tutorial che ho realizzato su questo progetto, come cucire la lista bottonatura, come cucire le pants seno e vita e anche come cucire lo sprone spalla dietro. Ora vediamo la confezione del collo della camicia. Cominciamo a vedere di che cosa è composto il colletto di una camicia. È composto intanto dal tessuto sempre tagliato in doppio del collo e dal tessuto altrettanto tagliato in doppio del solino, ossia quella strisciolina di tessuto che sta sotto al collo e che si attacca direttamente alla camicia. Io ho precedentemente fliselinato una sola delle due parti di ogni elemento del mio colletto, per cui ho fliselinato un collo e non il secondo, un solino e non il secondo. L'ho fliselinato con la fliselina H200 di Freudenberg, perché è la fliselina più atta, più propensa, più propedeutica per la stiratura e l'adesivazione dei cotoni. Una volta che ho stirato con il ferro da stiro la fliselina, inizio a ragionare su come assemblare il collo. Vi consiglio sempre di tenervi il cartamodello inclusivo dei margini di cucitura sempre comodo, perché il cartamodello è costituito da il collo con il centro dietro, il ripiego stoffa, nel quale io ho effettuato un piccolo taglietto per identificare il centro del collo su ambi i pezzi, ed è dotato anche di un taglietto chiamato altresì appiombo, che è il taglietto di unione tra questa parte del collo e il suo solino, mentre c'è una seconda tacca che è quella di unione tra la curvatura del solino e la punta finale della parte del collo che attacca appunto sul solino, per cui la mia velina sormontata dovrà combaciare esattamente in prossimità dei due appiombi. Questo ci risulta molto comodo se siamo soprattutto alle prime armi nella confezione del collo, per avere sempre la velina a portata di mano. Allora partiamo direttamente dalla parte superiore del collo. La parte fliselinata, quindi la parte adesivata, sarà quella più esterna, ossia quella quando rialzate il vostro colletto che guarda in esterna, quindi non quella a contatto con la vostra pelle, per cui questa è la parte fliselinata. Sposto un attimino la carta velina, sovrappongo su di essa la parte non fliselinata e il fatto di aver effettuato i famosi tagliettini, quindi appiombi e soprattutto il triangolino in fase di ripiego stoffa, mi aiuta a identificare facilmente quello che è il centro del mio colletto. Vado a spillare anche la parte finale. Eccola qui, di un lato, e anche la parte finale dell'altro lato, perché adesso con l'ausilio di un altro trucchetto che a me piace usare spesso, riesco a cucire alla perfezione il mio collo. Eccoci qua, penna per tessuti che scompare con l'acqua. Il mio margine di cucitura è stato precedentemente definito nel cartamodello pari a 1 cm, per cui adesso dovrò andare a spostare la guida rossa del mio hand gauge ruler, che è proprio il righellino per le cuciture a mano, e vado a segnare, tratteggiare, marcare con la penna per tessuti soprattutto, ragazze, quelli che sono gli angoli. Proprio perché devo avere degli angoli perfettamente speculari, sia nel lato sinistro del colletto sia nel lato destro. La mia cucitura pertanto dovrà partire da qui, arrivare qui, fermarsi con l'ago basso, e vi mostrerò un trucchetto di cucitura proprio per gestire l'angolo alla perfezione. Proseguire avanti, ago basso, mi giro, e anche qui ci sarà lo stesso trucchetto che adesso vi farò vedere alla macchina per cucire, e proseguo diritta. Non mi servirà la salda alla fine di questa operazione. Una volta che ho posizionato il piedino patchwork 6 mm a punto dritto, che trovate descritto nell'elenco dei materiali, posso andare a
abbassare l'ago della mia macchina per cucire esattamente in prossimità della linea tratteggiata azzurra e comincio a cucire fino a quando arriverò al famoso angolino del collo. Eccoci qui arrivati in prossimità dell'angolino, allora effettuo un altro punto, dopodiché il mio trucco consiste nell'accorciare la lunghezza del punto di cucitura che solitamente è a 2,5, portatela anche a 1, per cui una cucitura veramente veramente molto piccola, tale per cui posso effettuare un punto, poi un altro punto, poi controllare alzando il piedino a che livello sono della mia punta del mio angolino ed eventualmente, eccoci qua, effettuare un solo punto ad angolo a 45 che mi salda proprio l'angolino e non mi crea l'angolino a un punto solo a 90 gradi, che sarebbe difficile da gestire nel lungo periodo perché dopo tanti lavaggi la camicia potrebbe cedere proprio in prossimità di quel punto. Adesso che avevo il punto corto a 1 per fare l'angolino, ho terminato l'angolino, il mio punto può per comodità tornare a 2,5 cm e in questo caso vedete che io ho la linea azzurra della mia gessatura marcata per un pochino, ma poi la linea scompare, nessun problema perché io mi farò aiutare da quest'altra linea qui, che è esattamente il numero 1, ossia la guida che mi aiuta a mantenere sempre costante la cucitura del mio colletto. E arrivo fino al prossimo angolo. Una volta che abbiamo cucito il colletto, abbiamo bisogno di munirci della forbice per tessuti e andare a rifilare, ritagliare circa a mezzo centimetro il nostro colletto. Eccoci infatti arrivati alla fine, questa parte di tessuto la posso eliminare e guardate, adesso ho il colletto rifinito, però mi mancano gli angolini. Come li taglio? Li taglio esattamente ad angolo 45, molto molto vicino alla cucitura a punto corto che abbiamo effettuato prima. E questi piccoli due triangolini mi aiuteranno, una volta che dovrò rovesciare il progetto, a poterlo stirare in maniera molto agevole. Ma c'è un altro piccolo trucco. In questa parte superiore, che adesso rovescio per comodità di taglio, posso andare ad effettuare dei piccoli tagliettini a triangolo, proprio perché in prossimità delle aree stondate, anche se questa è stondata molto poco, ma la vedete sul piano di taglio che c'è una stondatura rispetto alla linea retta, vado a creare questi triangolini di cosiddetto sfogo per andare a agevolare anche in questo caso il ripiego del tessuto. Adesso altro non mi resterà che ripetere l'operazione su questo lato di colletto e portare in fuori le punte con la placca per le punte che mi aiuta a creare proprio la puntina perfetta. Risvolto il tutto, ci do una bella stirata. Questo lato non fliselinato sarà quello che starà a contatto una volta alzato il colletto con il mio collo. Vedete che qui c'è l'appiombo tra collo e solino e quindi questo appiombo dovrà combaciare su se stesso con questa cucitura qui, per cui io prendo il lato del solino fliselinato ed esattamente duplico l'operazione che è richiesta nella carta velina. Una volta che ho spillato, e vedete già le curve perché inizia a crearsi la sagomatura, una volta che ho spillato questo lato di solino, vado a rovesciare il mio colletto e vado ad applicare esattamente nella stessa posizione anche l'altro lato, proprio perché il solino va doppiato come pure il colletto stesso. Grazie al righellino Sewing and Knitting, trovate i prodotti nell'elenco materiali nella descrizione del video qui sotto e la penna per tessuti che scompare ad acqua, vado a tracciare, grazie alla guidina rossa, la posizione a 1 cm esattamente del margine di ripiegatura in fase di stiratura della parte finale del mio solino fliselinato, quindi non di quello non fliselinato. Vado a tracciare questo orlo di stiratura e sempre grazie al righellino con la guida metallica rossa posso segnare in maniera molto precisa il bordo di curvatura destro e sinistro di quello che è il mio solino. Prima di andare alla macchina per cucire vi consiglio caldamente di stirare questo punto e quindi punto uno spillino per fermare la mia posizione di cucitura dalla quale comincerò e terminerò la confezione del mio solino applicato al colletto.
Eccoci arrivati alla macchina per cucire. Perché ho effettuato questa piega? Perché ci aiuterà nel montaggio del colletto nella camicia. È un trucchetto veramente, secondo me, molto molto utile. Io ho segnato l'inizio, ho segnato la curvatura, vado nuovamente ad utilizzare il piedino patchwork 6 mm. Mi piace molto perché è un piedino appunto dritto che mi permette di effettuare la cucitura con veramente estrema precisione. Consiglio, visto che già partiamo a fare la curva, accorciate già a 1,5 o 1 la lunghezza del vostro punto in modo tale che possiate confezionare e cucire con il punto più breve possibile, più corto possibile e quindi con anche la maggior precisione di curva possibile. Eccoci qui, abbiamo cucito contemplando anche la ripiegatura del solino interno, facendo la curva grazie alle pene pretessuti da un lato e dall'altro. Ora dovrò applicare non solo la tecnica del taglio a mezzo centimetro come avevo precedentemente fatto nel colletto, ma anche un'altra tecnica di taglio per gli appiombi. Prendo la forbice e vado a tagliare ancora dei triangolini con la forbice da sarta. In questo caso io sto usando Kai 5230, l'avete anche vista nella mia video recensione, le 4 migliori forbici per la tua stanza del cucito, la trovate nel mio canale YouTube ma anche nel mio blog serapugliese.com. Ecco qui i triangolini che sto effettuando. Questo triangolino mi aiuta proprio, e lo proseguo anche in tutta la curvatura del mio solino, mi aiuta a gestire agevolmente la curvatura e il risvolto del mio colletto. Una volta che ho cucito l'asola del mio colletto e ho attaccato il bottone, sono andata direttamente a stirare il risvolto del colletto stesso per dargli il suo perfetto giro. Come potete intravedere, la parte di tessuto che non è stata ancora cucita sarà esattamente quella che, una volta aperto il mio colletto, potrò cucire a diretto contatto del tessuto della camicia, esattamente in questo modo. Questo tessuto verrà messo dritto contro dritto con la camicia, cucito in un solo passaggio, perché guardate quello che sarà la rimanenza del mio solino, quindi della parte interna, sarà già perfettamente rigirato, risvoltato in dentro e quindi pronto ad essere rifinito con un sottopunto a mano nella parte interna del colletto. Ricordatevi sempre che la parte interna del colletto del solino è quella fliselinata, vi accorgete perché ha la fliselina anche qui, mentre per contrapposizione la parte esterna del collo, quindi questa parte esterna sarà fliselinata, questa parte interna a contatto con la nostra pelle non è fliselinata, mentre per il solino è l'esatto opposto. Fliselinata la parte interna per avere il sostegno della ripiegatura della nostra cucitura, sottopunto a mano, il nostro colletto, una volta stirato, potrà veder rimuovere l'imbastitura arancione che ho precedentemente imbastito per garantire la stiratura perfetta. E guardate, ecco qui un perfetto colletto su misura per la nostra camicia sartoriale. Bene, ti ringrazio Cuci Amica per aver condiviso con me questo video tutorial sartoriale di oggi. Ti rimando ai miei canali social, il mio blog, il mio canale YouTube, il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e lascia i tuoi commenti nella descrizione del video qui sotto. Un abbraccio sartoriale!